Una caratteristica di Renzi, penso che gli vada riconosciuta, anche se sia in dissenso dalla sua ideologia, dalla sua visione dell'Italia, dalla sua cultura, da come agisce in quanto Presidente del Consiglio, una caratteristica di Renzi è di non avere l'ossessione isterico-nevrotica compulsiva di fronte al nome Berlusconi. Noi siamo qui quasi tutti, forse solo Belpietro ed io, ma anche Zanda non ne siamo affetti. Come il dottor Stranamore, come il dottor Stranamore nel film di Kubrick, anche la cosa che deve alzare per forza. Appena si nomina Berlusconi la gente si gasa proprio così. Allora, Berlusconi è stato cacciato da Presidente del Consiglio dopo essere stato avvilito e sputtanato da un'inchiesta che si è rivelata fallace perché è stato assolto in giudizio sulla sua vita privata. È stato esposto all'udibrio dei capi di Stato europeo. Ha fatto la rimonta elettorale, ha ottenuto la rielezione di Napolitano, il governo di larga coalizione con Letta, poi è stato condannato per frode fiscale, lui che era il proprietario, mentre l'amministratore delegato dell'azienda non è neanche nel processo, per capirci. Ha subito una scissione di opportunisti ministeriali che sono rimasti nel governo dove lui li aveva indicati e sono rimasti tutti nei loro posti di governo dicendo ciao, arrivederci. Insomma, Berlusconi praticamente è, da un certo punto di vista, un grande naufrago. Dopo 20 anni di navigazione è finito sugli scogli. E noi qui tutti a dire, oddio, Berlusconi, il 3%, ma è una cosa ridicola! Ridicola! Se quel decreto è giusto per le casse dello Stato e per dare al ceto medio maggiori sicurezze quando paga le tasse, va fatto. Se no, e no. Se Berlusconi Landini se ne avvantaggia, meglio. Se no, no, punto. Maurizio Landini. No, io vedo che c'è, diceva il dottor Ferrara, che fa degli effetti strani. Vedo che a qualcuno fa anche l'effetto, come lo sente lo deve difendere e parlare molto tempo no, per difendere. A me è Landini che mi fa questo effetto, non Berlusconi. Ah, è Landini, non sapevo di far questo effetto. Che mi fa questo per effetto. Fortuna che non ci vediamo tantissimo, così non ha questo effetto. Però... Io non ho mai pensato che il decreto era sbagliato perché poteva aiutare Berlusconi. Io ho sempre pensato che quel decreto lì è sbagliato e non è accettabile perché in questo paese la corruzione, l'evasione fiscale e le mafie vanno combattute. Punto.